I ragazzi dell'area penale di Napoli e la Mare Nostrum di Ichè, con l'imbarcazione usata per la tratta di esseri umani, sequestrata agli scafisti, è divenuto luogo di legalità e sentinella del patrimonio culturale ed ambientale. Oggi ci troviamo al nostro ormai bellissimo appuntamento, che è arrivato alla quarta edizione. Quest'anno aggiungiamo a questo evento un valore aggiunto, che è appunto la presenza dell'imbarcazione della motovela Mare Nostrum di Ichè, che aggiunge a questo bellissimo evento un momento di maggiore speranza per le nostre generazioni e manda un messaggio di speranza ai ragazzi che intraprendono questo percorso di legalità, di una nuova scelta di vita. Allora, oggi è stata una giornata molto impegnativa per quanto riguarda i ragazzi di Mare Nostrum e dell'Italia, che hanno condiviso con il comune di Amalfi un'attività di pulizia dei fondali, insieme con i ragazzi del centro di giustizia minorile, con la Marina Militare, la Capitaneria di Porto e anche con l'Ordine di Malta. Lo scopo era quello là di pulire questo specchio d'acqua, ma aveva anche un fine sociale. Fine sociale associato anche alla presenza della nostra imbarcazione, oramai nostra, di Mare Nostrum di Ichè, un'imbarcazione che fu sequestrata in Sicilia e poi dopo la magistratura di Ragusa ci ha dato. Da qui è nato appunto tutto un percorso formativo, siamo partiti qui con il 2024 con questa attività. L'attività ha previsto anche la raccolta di varie tipologie di materiali, che ora verrà caratterizzato per poi essere smaltito e quindi poter, a seconda della tipologia di materiale. Sul mare d'Amalfi si incontrano queste realtà con due giorni dedicati alla pulizia dei fondali, grazie ai ragazzi dell'area penale di Napoli, divenuti sub con il progetto formativo Bus Busters, accompagnati nelle immersioni dai palombari della Marina Militare. Questa motovela ci è stata data dal Tribunale di Ragusa, perché dovete sapere che è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza a Pozzallo. Pozzallo si trova in Sicilia. In Sicilia è stata sequestrata, portava a bordo circa dei documenti, ci sono delle discordanze. Alcuni documenti dicono 101 persone, altri dicono 110. Pensate che tutta questa imbarcazione, queste sono stanze, quelli sono bagni, quella è un'altra stanza. Tutto qui e anche all'interno, diciamo sotto, c'erano tutte persone e anche ovviamente sopra, tant'è vero che vedete questi segni, ovviamente sono la pressione di tutte le persone che c'erano. Quando è stata sequestrata questa imbarcazione l'abbiamo ritrovata con l'impossibile. Tra le tante cose che abbiamo trovato, abbiamo anche trovato un passo del Corano che abbiamo messo lì, perché c'erano fotografie. Dovete sapere che a bordo di questa imbarcazione c'erano tantissimi minori, oltre che adulti, poiché molto spesso le famiglie li lasciano, pagano tantissimi soldi, ma li fanno affrontare queste traversate di fortuna per far sì che possano in qualche modo avere un futuro migliore rispetto a quello che li attende all'interno della loro terra. Nella sede di Napoli la Marina ha sviluppato differenti progetti di recupero sociale e quello con Mare Nostrum è un esempio concreto di attività che consente a dei ragazzi di imparare un mestiere. L'elemento comune è comunque il mare. Il mare, che è un elemento di vita da rispettare e da tutelare, ma anche ha un valore economico. Quindi questi ragazzi, imparando ad operare sott'acqua, possono essere reinseriti nella società con un futuro di speranza, ma allo stesso tempo possono essere da esempio ad altri coetanei affinché attraverso il mare possano imparare a vivere meglio e a vivere in maniera corretta.